stato un lavoro importante che ci ha portato ad impiegare circa un anno. Io sono stata una dei proponenti delle quattro proposte di legge che sono arrivate in discussione in commissione, la prima di quattro proposte, e quindi sono molto soddisfatta della discussione, dell'arrivo in aula di questa proposta. Si va a coprire un vuoto normativo e si va in particolar modo a tutelare l'incolumità e la salute delle persone delle fasce più deboli esposte al gioco d'azzardo patologico. Purtroppo una patologia che si sta diffondendo, ed anche la crisi economica, invece di essere un deterrente, purtroppo è un facilitatore di questa patologia. Sta colpendo anche fasce giovani e quindi anche i minori, e la nostra priorità è stata quella di dare una tutela a queste persone.